E adesso Lorenzo, come abbiamo annunciato a inizio puntata, ci guardiamo insieme l'ultimo approfondimento che hai realizzato dedicato al coro di Torricella Peligna, Antiche Cantate. Guardiamo prima insieme e poi lo commentiamo. Certo. Torricella, Torricella, vita longa.
E allora ultimo step di interviste, ma secondo me il coro di Torricella Peligna ci regalerà una piacevolissima sorpresa. Io sono con Gianna Di Pomponio, vice sindaco di Torricella Peligna, tante deleghe sulle sue spalle, ma evidentemente il suffragio universale ha dato buoni esiti. Complimenti davvero Gianna, giovanissima, ecco, forse a te il compito di portare i giovani all'interno di questo tipo di associazione? Sì, diciamo che ci impegniamo a questo, cerchiamo di coltivare queste tradizioni anche tra i più giovani, anche se non è facile. Io stessa ho una figlia adolescente e cerco comunque di tramandare, perché io sono cresciuta con l'ascolto di queste musiche, molti di questi canti che abbiamo ascoltato oggi io li cantavo da bambina, quindi magari quando ci troviamo in occasioni di festa con le famiglie, noi comunque siamo soliti suonare, cantare, fare festa, quindi mia figlia personalmente le canzoni le conosce, però è un po' restia a partecipare. Però come abbiamo visto c'è una ragazzina all'interno del coro, quindi potrebbe essere da stimolo piano piano per convincere e portare anche altri giovani a seguirla. Noi all'inizio stagione, io personalmente ho fatto un fortissimo appello, secondo me determinate associazioni dovrebbero trovare, visto che tra le tue deleghe c'è anche quella dell'infanzia, quindi un po' legata al mondo scolastico, alcune dirigenti scolastiche o dirigenti scolastici dovrebbero aprire le porte e far entrare questo tipo di attività all'interno delle scuole. Poi da quella cantata, da quella suonata potrebbe partire un percorso storico, sociologico, antropologico, no? Giusto per invogliare i ragazzi. È un obiettivo che potete porvi col passare del tempo, Gianna? Certo, noi siamo soliti comunque collaborare con la scuola per proporre diversi progetti, ad esempio proponiamo progetti dedicati all'educazione stradale, la giornata in comune dove magari ospitiamo i più piccoli e cercare di spiegare loro cosa significa essere sindaco, vice sindaco, quali sono i compiti e insomma la quotidianità del comune. Potremmo magari proporre per il futuro anche un progetto legato a questo tipo di attività, tant'è vero che lo scorso anno abbiamo già iniziato in qualche modo, perché noi abbiamo un asilo nido, la Tana degli Orsetti, e l'anno scorso in occasione della giornata della musica abbiamo invitato il nostro gruppo Alpini a suonare con la dubbotte, insomma a cantare qualche canzoncina per i più piccoli. Lì abbiamo bambini da 1 a 3 anni, quindi comunque è stata un'occasione per far insomma passare loro qualche ora diversa e per farli comunque divertire con la musica insomma del nostro territorio. Oh.
ad entrare in consiglio comunale Gianna Di Pomponio quando entra nel consiglio corale di questa associazione? Vediamo. O non sei capace? No, a me piace molto cantare. Per adesso ho mandato la mia mamma, è una delle coriste. Che fa parte di questo coro dal primo momento. Lei è molto entusiasta, si preoccupa molto, si prepara molto, quindi vedo, la seguo tanto e quindi con lei seguo molto anche tutti gli altri ragazzi del coro, e quindi è qualcosa che magari quando sarò più libera magari farò parte anche io di questo bellissimo coro. E noi lo speriamo ovviamente. Grazie a Gianna Di Pomponio, vice sindaco con tante deleghe sulle spalle, adesso lo posso dire, prima dell'intervista mi ha detto Lorenzo: calma, una sola domanda perché io poi mi imbarazzo, ma da buon politico, ottima relatrice, ottima dialettica, ti faccio i complimenti ovviamente e in bocca al lupo per il doppio percorso, quello amministrativo ma soprattutto quello sociale e culturale. Adesso alzate un pochettino il volume perché dopo le chiacchiere, non me ne volere vice sindaco, ci vuole bella musica di quella che mette in movimento tanti di voi che ci state seguendo su Rete 8, canale 10 del digitale terrestre. Tra qualche minuto potete riprendere il telecomando e se vi va cambiare, però prima ascoltatevi questo bel pezzo. Il saluto da Torricella Peligna, l'appuntamento è per la prossima settimana perché noi di Rete 8 non ci fermiamo mai. Ringrazio Mario Giacchetta che nell'occasione ha curato immagini, montaggio e tutto quello che riguarda la parte tecnica. Buon fine settimana e mi raccomando, ci vediamo lunedì per una nuova tappa del nostro meraviglioso tour. Cose che si
Thank you.